Ciao a tutti, sono Elisa, benvenuti in questo nuovo video. Arriva mio fratello e mi chiede: ciao Eli, potresti farmi l'orlo ai pantaloni? E chi sono io per dirgli di no? Quindi eccoci qua in questo nuovo video in cui vi mostro come fare i pantaloni, dopo aver prima rifiutato. Innanzitutto andiamo a piegare il pantalone per avere la lunghezza desiderata, quindi per avere un'idea di lunghezza finale del pantalone. In questo caso io vado a piegare solamente una delle due gambe e appunto con degli spilli. Successivamente vado a prendere un pantalone che di lunghezza è già perfetto per andare a confrontare le due lunghezze. Vado a sistemarli piegando appunto in due il pantalone e facendo in modo che aderiscano. E piazzo il pantalone che è perfetto di lunghezza su quello invece lungo. Vado a segnare con un gessetto, misurando prima con appunto il metro, la lunghezza finale desiderata. E vado ad aumentare di circa un centimetro questa lunghezza finale, in modo tale da avere lo spazio per l'orlo. Una volta tagliate entrambe le gambe, vado a ripiegare verso l'interno, ripiegando il fondo del pantalone di due volte, quindi 2 cm. A questo punto vado a creare l'imbastitura che effettuerò con un filo beige. L'imbastitura servirà a tenere fermo l'orlo del pantalone mentre cucirò con il filo con la macchina da cucire. E una volta creata l'imbastitura, vado a scegliere il filato che poi utilizzerò per l'orlo finale. Scelgo infatti cucitura dritta
sposto l'ago sulla sinistra e vado a cucire. Questo passaggio lo effettuo per entrambe le gambe dei pantaloni. E questo è il risultato finale. Tolgo l'imbassitura e l'orlo è perfetto. Spero che questo video vi sia piaciuto e che sia stato utile. Ci vediamo al prossimo video.